Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, sono venuto a salutare Massimo Moratti per gli auguri. Approfittiamone per fare una chiacchierata con lui. Saliamo. Distanziamento e mascherina sono le regole di oggi, ma ciò non toglie nulla a questa intervista, in questa chiusura d'anno coi botti per l'Inter. Si sta divertendo con l'Inter di Inzaghi, Presidente? Io credo proprio di sì, cioè fin dall'inizio Inzaghi ha fatto capire che avrebbe fatto giocare bene la squadra, ma è una promessa che poi ha mantenuto, perché la squadra gioca sempre meglio, avendo a disposizione tutta la rosa, poi ha la possibilità, anche il cambio dei 5 giocatori mette in condizione di averli freschi durante tutta la partita, sta sfruttando al meglio quelle che sono anche le nuove regole, e devo dire complimenti a Inzaghi perché andiamo allo stadio e ci divertiamo tantissimo. Vede la seconda stella, glielo devo chiedere. Sarebbe forse arrivato al momento giusto e credo che l'Inter possa competere tranquillamente quest'anno per vincere il campionato, e quindi la seconda stella speriamo proprio che arrivi. Si aspettava, dopo l'addio di Antonio Conte, non mi ha chiesto che cosa pensavi di questa cosa di Conte. Improvvisamente ha detto, ma secondo me ha sbagliato i conti stavolta, che non è la prima volta, tra l'altro, perché anche la Juve con Allegri. Che idea si è fatto? Ma ha un carattere forte Conte, forse non aveva trovato più nella società quella risposta per costruire il futuro in termini, diciamo, anche con lui al comando per tanto tempo. Non ha sentito quella fiducia, o non hanno risposto alle sue richieste in termini adeguati, e quindi si è sentito con la possibilità di andarsene, e se n'è andato. Ha valutato male l'Inter perché l'ha valutato troppo poco per quello che invece era, per quello che era invece. E l'uscita poi di Lukaku e della destra ha messo in condizione tutti pensavamo che quello fosse la ragione dell'uscita di Conte. In realtà Inzaghi ci ha fatto capire però, e anche Marotta, cioè la società, che con qualche aggiustamento per questa squadra qui avrebbe funzionato bene lo stesso e funziona meglio. Quindi alla fine Conte ha fatto questo passo che a lui gli andrà benissimo, perché adesso è al Tottenham, ma che forse potrei evitare di fare così prepotentemente. Chi è che le piace più dell'Inter di oggi? Che l'avrebbe visto bene nelle sue Inter? Certamente Barella è da considerare, si ricorda Berti, non del tutto, però comunque ricorda Berti. Un po' fumantino, però. Sì, però insomma ha un bel piede, e poi ha una vivacità notevole, un grande coraggio. E poi a me non dispiace Lautaro perché credo che abbia una grandissima classe che non ha ancora espresso a pieno, al 100%, ma io credo che sia un giocatore che possa crescere sempre di più. Gli altri sono tutti buoni, Dzeko è un piacere vederlo giocare, e così la difesa è forte, Brozovic per conto mio è cresciuto ma è cresciuto in una maniera incredibile, c'è questo giocatore che aveva provato un po' tanti ruoli e adesso è sinceramente bravissimo, umile, e sta facendo un gioco incredibile, quello che per conto mio ti insegna tutta la squadra. C'è sempre questa cosa ricorrente, no? Con la proprietà che sta all'anchino. Ogni giorno c'è qualcuno che dice attenzione, arriva lo sceicco. In realtà, per i contatti che ha Massimo Moratti, perché mi ha sempre detto, ma Mazzani è molto carino, ogni tanto mi chiama, mi dice, mi racconta. Vabbè, no, ultimamente non ho più sentito che vive in Cina. Devo dire che io credo che Zacchi abbia fatto sempre di tutto per rispondere al dovere, per il rispetto nei confronti dell'Inter che lui ha e che la sua famiglia ha avuto. E nelle cose di rispetto ci sarà anche quello di guardarsi in giro e capire se c'è qualcuno che può sostenere meglio la situazione, immagino. E quindi, da quello che si legge, che ci sono, c'è questo gruppo arabo,
Cioè, noi dobbiamo abituarci a questo, cioè che non dicono dell'Inter, il calcio, No, no, cioè, certo. che può capitare una cosa di questo genere, poi la squadra gioca bene come adesso, te la freghi che ci sia Certo, dietro certo. gli altri. Superlega, che idea si è fatto? Soprattutto dopo l'ultimo sorteggio col pasticcio farlocco che hanno fatto, no, e beh, ha ripreso, è ovvio, no? Adesso ho detto, ecco, se questi non sono in grado di gestire neanche 16 palline in due ciotole, figurate come gestiscono i soldi. Ma è divertente il destino perché mette tutto in condizione, nessuno può alzare la testa e far callo Pazzesco. perché il giorno dopo gli arriva la testa. E quindi anche l'UEFA ha preso la sua testa. Però devo dire, quella può essere una posizione, un'esigenza, quella delle grandi squadre, di un gran numero di squadre, di farsi un torneo speciale. Però quel tipo di cose lì devi prepararlo molto bene, devi avere l'adesione degli altri. Però per avere l'adesione degli altri qualche cosa devi fare per gli altri, ma devi veramente avere l'adesione degli altri, altrimenti tutta la volta succederà quello che è successo precedentemente. Basta qualche cosa che si alza anche il ministro del paese, oppure come è successo in Inghilterra, il primo ministro dice un'ingiustizia, non si fa. Ma tu devi trovare l'adesione degli altri, non puoi farlo comunque per i fatti tuoi o 5 squadre, 7 squadre, 10 squadre, non basta. Vengono ancora a tirarle per la giacca o hanno capito che quello che doveva dare ha dato e che adesso si è contento di fare il tifoso. Mi riferisco a Interspark, Cottarelli, l'amico imprenditore che dice: ma dai Massimo, rimettiamoci in pista. No, adesso ho fatto completamente, no. Amici imprenditori mi vengono a dire questo, no, perché anche loro hanno a portarsi avanti i loro problemi. Ma io credo che no, ma Cottarelli sta facendo quello che voglia di fare a qualsiasi tifoso, cioè partecipare nella squadra e quindi organizzarsi in termini tali da poter avere una voce all'interno della squadra. Un conto era dire mi compro la squadra, che era impossibile, che Eh c'era sì. una posizione impossibile come quantità, qualità, come difficoltà di un'operazione del genere. Mentre la partecipazione che succede anche in Germania con facilità ci può essere, ci può stare. No, con me, sono gentile, lo fanno molto per gentilezza o per nostalgia o per, insomma, è normale che ti vengano a dire, ah, che bello, ma no, No, fortunatamente. perché lo dico io. Qua sembra che tutti vogliono fare qualcosa per l'Inter ed è bellissimo, però alla fine il grano lo deve mettere. Andiamo a chiederlo a Massimo, cioè glielo dico proprio, ci conosciamo da 30 anni adesso, detto fra noi, anche di più. Dici Detto fra proprio noi, non è che poi alla per fine, cioè, no, perché te. Dici proprio sono per te, ma buoni tutti delusione, così. ma come io speravo. E no, perché poi è così. No, beh, ma è abbastanza normale che pensino che un intervento mio sia decisivo da quel punto di vista lì. Ma non è possibile in questo momento. Un altro Moratti ci potrà essere tra tanti anni alla Chi lo presidenza sa, dell'Inter. perché guardi Io non ho quando mai capito i suoi figlioli su che posizione sono. sono tifosi. Sono tifosi molto e vogliono bene all'Inter, questa è una cosa importante. Sia i figli che le figlie. Lo so. Ma questo non toglie che le cose si fanno quando si possono fare o quando è il momento giusto per farle. Io ho avuto quel momento particolare che ho fatto proprio giusto o sbagliata che fosse, perché anche allora si poteva considerare una pazzia, ma insomma era dimensionata. Adesso non ci sono dimensioni, insomma, quindi adesso poi lascio a loro in futuro di fare Cioè, quello oggi che siamo vogliono. fuori totalmente da qualsiasi logica Ma è una politica. logica che possa essere familiare o societaria italiana, sono durato. La più grande gioia resta il triplete o c'è una gioia che non ci ha mai detto? È il più grande cruccio, no, veramente, No, più adesso. grande cruccio, chi lo Quello sa. inconfessato, magari c'è una cosa che non sappiamo. Chi lo sa? Sì, magari non lo so neanche. No, è un errore gravissimo. No, sì, no, la più grande gioia che mi hanno dato certamente è triplete. Certamente triplete perché è stato uno sforzo, un sacrificio da parte dei giocatori, un atteggiamento di grandissimo impegno che, insomma, se c'è ne sono veramente riconoscente a tutti questi ragazzi e all'allenatore. Poi dopo parliamo di altri momenti belli. Io ho trovato molto interessante, anche perché eravamo all'inizio, nel 98, l'anno di Come no? Ronaldo, quella squadra che è una squadra molto simpatica, molto
perché poi iniziava qualche cosa che avrebbe dovuto durare tanto, e poteva essere bellissimo, invece poi è stato tagliato a metà, un po' perché secondo me era Ronaldo, soprattutto. Però quello è stato un momento molto bello di grandi emozioni, diciamo, di gioia, di grandi emozioni, e poi c'era dentro la speranza, che è quella per cui ti svegli al mattino e vedi il mondo bello e non pieno di ostacoli. Quindi, diciamo, sono state due stagioni diverse, molto belle, molto interessanti. Poi ovviamente ne date tante, ogni partita o vinta o combattuta o con qualche sorpresa di qualche giocatore che faceva qualcosa di speciale o la simpatia del pubblico, tutto questo l'ho sempre apprezzato tantissimo. Cruci. Beh, Dai, adesso, cioè, Cruci, sono Cruci. comunque 16 trofei, 18 anni, cioè non è che è andata così male, oh, se No, andiamo a vedere. infatti non è andata male, ma ecco, no, mi è dispiaciuto il fatto del 98 perché quello, per i giocatori. Sì. Avrei sperato veramente che potesse accadere qualcosa di più, anche se non ha comprato tanta casa. Poi per il resto, non è ecco, di cose tantissime. Però si fanno, insomma. Sì. Va bene, allora io non posso che ringraziare Massimo Moratti del tempo che ci ha dato, amici all'ascolto e alla visione. Presidente, grazie. E io ogni tanto però vengo a disturbarla perché ho bisogno di tornare, siccome sono vecchio anch'io, ormai, all'Inter, quella insomma che era la mia. Faccio un po' fatica a sentirla questa, però forse sono io che mi devo abituare, insomma, ai tempi che cambiano. Andrà bene, vedrete. Assolutamente. Grazie Presidente, è mille. stato Grazie un a lei, grazie a voi. grande, grazie, un grande piacere come sempre e naturalmente buon lavoro, buone feste. Bene, questa è solo una sintesi della chiacchierata con Massimo Moratti, amici del canale Gianluca Rossi TV, il resto lo vedrete su Tele Lombardia e Top Calcio. Ciao a tutti!